Paolo Giraudo, candidato sindaco a Borgo San Dalmazzo. Perché la decisione di candidarsi? Beh, allora, la decisione di candidarmi innanzitutto perché abbiamo formato una squadra stupenda dove riusciamo a lavorare bene, trovandoci più volte di sera abbiamo capito che era arrivato il momento di fare qualcosa per Borgo. A me Borgo ha delle potenzialità enormi che vanno sfruttate al massimo. Borgo alla fine, se ci pensiamo, è al centro di tre vallate, quindi anche per il turismo ha una potenzialità enorme. Io vivo a Borgo da un po' di anni ormai e Borgo si vive benissimo, cioè secondo me è arrivato il momento di smetterla di lamentarsi su tutto quello che è stato prima, ma scendere in campo, metterci la faccia per cercare di migliorarlo ancora. Siete una squadra unita, come è composta la lista di Realizziamo Insieme? Beh, allora, la lista di Realizziamo Insieme è composta da imprenditori, commercianti, pensionati che fanno oltretutto anche servizi civili nel comune di Borgo. Passiamo da casalinghe a gente per conto suo che ha negozi e attività. Tante personalità che hanno comunque molta esperienza nel loro settore, quindi possono portare esperienza e possono sicuramente aiutare il paese. Una lista civica che si chiama Realizziamo Insieme, perché? Realizziamo Insieme perché vuole proprio essere il significato della nostra lista, realizzare insieme a tutta la cittadinanza, non soltanto decidere noi, ma decidere tutti insieme e coinvolgere tutta quanta la popolazione. Io sono soltanto la punta dell'iceberg, dietro c'è una squadra che lavora sempre e sarà sempre comunque presa in considerazione anche nei futuri consigli se avremo la fortuna di vincere le elezioni. Ognuno di noi ha dei ruoli specifici, ci siamo divisi in base alle capacità che abbiamo, in base alle esperienze che abbiamo lavorative e quindi ognuno tira fuori la sua esperienza per il progetto che abbiamo su Borgo. Quali i punti principali del vostro programma? Crediamo nelle energie rinnovabili, quindi siamo a favore di biodigestore piuttosto che parco fotovoltaico. Ovviamente bisognerà andare a vedere e rivedere i progetti come sono stati fatti, informando bene la popolazione. E poi la sicurezza, perché la sicurezza è importantissima. Quello che è successo la scorsa settimana l'abbiamo visto tutti, è sotto gli occhi di tutti. Bisogna potenziare la sicurezza dei nostri cittadini. In che modo si può potenziare la sicurezza? Beh, videosorveglianza sicuramente, perché bisogna ampliare il servizio che è già esistente ma comunque bisogna rafforzarlo. L'illuminazione pubblica è un'altra di quelle cose che bisogna sicuramente migliorare e poi, per carità, chiedere alle forze dell'ordine di avere una presenza più costante sul territorio.